Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Beh, sapete che mi piace un po' cironzolare nei concessionari, andare a vedere negli usati e c'è qualcosa che colpisce la mia attenzione. Il primo che vedete, e questo è un Immer, è il piccolino, perché dico subito che siamo sotto i 7 metri come lunghezza, per un Immer è una taglia un po' piccina. 524 SL è la sua sigla. Siete curiosi di vederlo dentro? Beh, insomma, allora seguitemi perché giro la telecamera e iniziamo il tour all'interno dell'Immer. Sono di qua, eccomi a voi, ciao! Dunque, come vi ho detto, quello che ha catturato la mia attenzione è un Immer piccolino, perché siamo sotto i 7 metri, motorhome, siamo in classe alta, quindi un veicolo di fascia alta. Vi dico subito che il prezzo è 49.900 euro. Parliamo di un veicolo Immer classe B 524 SL con garage posteriore. La particolarità di questo veicolo, beh, insomma, già salite da bordo, capite già solo dal numero di bocchette che siamo su un veicolo adatto anche per il campeggio invernale. C'è una bellissima dinette molto molto ampia con divano a L e i due sedili girevoli che creano un ambiente assolutamente per 5-6 persone molto conviviale. Sopra alla cabina di guida c'è il classico basculante matrimoniale, una serie di pensili sopra la dinette e di fronte alla dinette c'è la cucina che è molto regolare nei suoi spazi. Vedete che ha semplicemente delle isole di appoggio. Il lavello ha il classico coprilavello come vuole la tradizione Immer, che se si gira diventa tagliere. Il lavello è sdoppiato in due scoli, uno più piccolino. Poi c'è la parte centrale invece dove tutta la colonna cucina con frigo, freezer e forno a gas, a seguire l'armadio per i capi appesi, che è questo. Di fronte alla cucina trovate invece il bagno, che è molto ben dimensionato, perché guardate, c'è una zona doccia completamente separata dalla zona lavello e dalla zona bagno WC, e il lavello è molto molto generoso nelle sue dimensioni. Il locale bagno non ha la finestra, ma ha questo grandissimo oblò sopra. Bene, qual è la novità di questo? Perché mi ha attirato? Perché nella parte posteriore, invece del classico matrimoniale, infatti siamo su un veicolo di sotto di 7 metri, c'è questo letto singolo, molto comodo, ben attrezzato, e sotto il letto singolo c'è l'accesso al garage. Quindi diciamo che siamo a bordo di un veicolo ideale per la coppia che vuole avere un ospite oppure una famiglia di tre persone, in cui ci si creano proprio due ambienti da dormire. Ci vediamo al prossimo video.